Fratello? Ciao ragazzi, dunque io sono in questa scuola da 2 anni, questo è il mio secondo anno e vengo da un'altra regione, vengo dalla Campania, abitavo a Napoli prima e quindi per me questa è un'esperienza tutta nuova, sia perché abito in questa nuova città e sia perché mi trovo anche in un nuovo ruolo, perché faccio il dirigente scolastico da 2 anni, prima ero una professoressa della scuola media, insegnavo tecnologia. E è stata l'arrivo qui a Modena è stato molto molto bello, difficile, ma è stato, diciamo, le difficoltà sono state compensate dall'arrivare in questa scuola. E ricordo ancora il primo giorno che sono venuta a scuola, era settembre, era il primo settembre del 2019 e arrivavo a piedi e pian piano, mentre mi avvicinavo a Via Valli, ho cominciato a vedere gli alberi, il parco, le scuole, la scuola Buon Pastore, la scuola Simonazzi, che ancora non sapevo che non faceva parte del nostro comprensivo, poi la scuola Lanfranco e poi piano piano mi sono spinta anche a visitare gli altri plessi, la scuola Pisano e la scuola Lippi e diciamo mi si è riempito proprio il cuore di gioia perché ho visto un ambiente bello, accogliente. Ho conosciuto subito i primi docenti che mi hanno accolto con il sorriso, con la disponibilità, ma non sono stati soltanto i primi momenti. Poi questo è continuato, ho trovato tanti docenti che mi hanno raccontato la scuola, che mi hanno raccontato il loro lavoro, che mi hanno proprio mostrato le tante attività che svolgevano e poi mi hanno accompagnato anche a visitare la scuola che ora io vi voglio presentare. Sicuramente tanti di voi l'hanno vista passando qui in Via Valli, la vedete da fuori, quindi la vedete, è grande, avete visto, è a 2 piani, è sicuramente grande quanto la vostra scuola. All'interno ci sono tante aule, molte sono dedicate proprio alle classi, ma tante altre hanno vengono svolte al loro interno delle attività specifiche, quindi abbiamo la biblioteca, il laboratorio linguistico, 2 laboratori di informatica, il laboratorio scientifico, l'aula per la stampante 3D, la falegnameria e ancora l'aula polifunzionale, l'aula magna e ancora tante altre. Quindi diciamo che in questa scuola tutti questi spazi vengono utilizzati per tante attività che non sono soltanto quello della lezione, proprio come siete abituati anche voi. Abbiamo anche una palestra doppia molto ampia e in questo periodo anche il giardino viene tanto utilizzato come aula all'aperto, proprio spesso vengono svolte all'aperto attività di lettura, oltre che quelle di educazione fisica, ma anche alcuni docenti di musica si siedono fuori, portano gli strumenti e in questo momento così difficile, dove lo sapete dobbiamo mantenere il distanziamento, però utilizziamo questo parco proprio per fare queste attività in libertà.